Buonasera e bentornati in questa puntata di Piazza Grande. In questa seconda parte della nostra puntata parleremo di informazione e lo facciamo con Alessandro Martegani, segretario dell'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia è stata lanciata un'iniziativa importante per quanto riguarda l'informazione. I primi stati generali dell'informazione precaria su Facebook, quindi attraverso i social network. Com'è nata questa idea? Beh, dunque, innanzitutto bisogna capire il perché, l'esigenza di fare degli stati generali dell'informazione precaria. Cito solo due cifre rapidissime. Secondo un recente studio, in Italia ci sono 6 giornalisti precari ogni 10 professionisti iscritti all'ordine. E in Friuli Venezia Giulia questo rapporto non cambia poi di molto se si guardano soprattutto i dati dell'INPGI, che è l'ente previdenziale dei giornalisti. Quindi diciamo questa professione è attualmente fatta più da persone che lavorano con contratti atipici, partita IVA, comunque non assunti, situazione che invece era assolutamente prevalente fino a 20 anni fa. Quindi diciamo 20 anni fa fondamentalmente la figura del giornalista era quella tipica, il giornalista di redazione, sì, certo. Colui che andava, non diciamo la persona col cappello e la scritta press, ma però quello, insomma sì, c'era sì. Anche quello, ma anche e anche nella nostra regione. Adesso sì, la situazione è completamente cambiata. 20 anni fa, come anche il luogo comune, il giornalista era il dipendente della redazione con uno stipendio. Attualmente gran parte di ciò che leggiamo sui giornali, ciò che vediamo nelle TV e sentiamo nelle radio è fatto invece da giornalisti che hanno dei contratti, si chiamano contratti atipici o diciamo o in partita IVA o comunque con rapporti di lavoro che non sono dipendenti. È una situazione che si sta aggravando, e dico aggravando perché purtroppo le retribuzioni sono bassissime e le condizioni di lavoro di questi colleghi sono assolutamente insufficienti. E quindi diciamo l'idea degli stati generali nasce proprio da questo. Il sindacato del Friuli Venezia Giulia si sta impegnando molto su questo aspetto, proprio perché diciamo la maggioranza dei colleghi ormai si trova in questa situazione. E l'idea di fare degli stati generali online su Facebook è nata proprio per dare la possibilità al più alto numero di colleghi possibile di esprimersi su questo argomento. Ci sono delle difficoltà oggettive nel parlare di giornalismo precario, che vanno dai luoghi comuni che vedono i giornalisti come una classe privilegiata. Ecco, questo è un luogo comune che sì, per esempio certo. Va chiarito e va annullato, perché capita difficoltà. Molto spesso, io penso a tutti quelli che fanno la nostra professione, sì. Alla fine ci viene detto, sì ma voi che fate questo lavoro, voi sì che state bene. Sì, sì. Qualcuno dice insomma che fai... Non è così. Qualcuno dice che fare il giornalista è un'attività molto faticosa, ma è sempre meglio che lavorare. Ecco, sì, il luogo comune lo diceva Hemingway. Però ecco, a parte le battute, purtroppo c'è questo punto, c'è rimasto questo luogo comune. In effetti 20 anni fa quella di giornalista era una professione, oltre che molto bella, e lo è ancora, chiariamolo bene, era una professione retribuita in maniera equa e che offriva anche delle garanzie sia sul piano del lavoro sia dal punto di vista economico. E purtroppo questa situazione si è deteriorata assolutamente, nelle redazioni non entrano più colleghi assunti, i ritmi di entrata e uscita sono 1 a 4 colleghi escono e uno entra, e si sta parlando delle redazioni dei grandi giornali nazionali, nei giornali più piccoli, nelle piccole TV, nelle radio, questo rapporto è addirittura peggiore. È un processo, diciamo, qualcuno potrebbe chiamarlo di grande trasformazione, qualcun altro lo chiama di involuzione, adesso poi dipende da che parte si guardi questa cosa, che diciamo ha delle origini non legate alla crisi attuale. Ecco, io ci tengo sempre a precisare questo punto. Il problema del precariato giornalistico non è legato alla crisi che si è scatenata nel 2008. È un fenomeno che era già molto radicato, esatto, da prima, si è creato, esatto, diciamo verso la fine degli anni 90, sì, intorno, sì, ecco. Verso la fine degli anni 90, diciamo dalla metà degli anni 90 in poi ha cominciato a diventare evidente. Diciamo, gli editori tendono ad avere redazioni sempre meno strutturate, con sempre meno giornalisti fissi e con invece un numero di collaboratori sempre più ampio. Come incide questo sulla qualità dell'informazione nel nostro paese?
Beh, ha un effetto assolutamente negativo per un motivo molto semplice, che un giornalista non assunto e pagato poco è un giornalista assolutamente esposto e talvolta ricattabile. Io faccio sempre questo esempio, i ritmi di lavoro di un giornalista precario molto spesso sono anche di 4, 5, 6 pezzi al giorno e molti lavorano senza osservare alcun periodo di festa o di ferie. Ci sono colleghi che hanno lavorato per 2, 3, 4 anni senza fare un giorno libero. Questo è un ritmo di lavoro che non consente di fare il proprio lavoro per quanto ci si sforzi con la dovuta cura. Io faccio sempre questo esempio. Chi si farebbe curare da un medico che è costretto a fare 20 operazioni al giorno, pagate 50 € l'una, per riuscire ad arrivare a fine mese? Penso nessuno. Io Nessuno, no, dicevo. nessuno si servirebbe di un medico così. Ecco, purtroppo molto spesso, loro malgrado, i colleghi che per la maggior parte sono persone molto preparate, che fanno questo lavoro per passione, perché sicuramente in queste condizioni non lo possono Ed fare è per qui motivi che economici. probabilmente scatta l'elemento che mantiene alta la qualità dell'informazione in Italia, almeno in molte redazioni, che subentra la passione. Sì, diciamo però, ecco, questa purtroppo ormai non basta più a mio modo di vedere, cioè la qualità dell'informazione, questo grande tema, cioè lo scadimento della qualità dell'informazione nei giornali italiani, in parte purtroppo è dovuto anche a questo, che un collega che deve fare 5-6 pezzi al giorno per riuscire ad arrivare a fine mese, quasi gioco forza, non riuscirà a farli con la cura con cui lo fa un collega o lo faceva un collega assunto, che in realtà riusciva a curare e ad approfondire quello che faceva. Dico faceva perché anche nelle redazioni non è che la situazione sia proprio rosea, cioè le Beh, redazioni lo sono dimostra, penso, state allo sciopero più che di... precedente al piccolo, il prossimo sciopero, se non sbaglio, di Esatto. Zettino. Anche tra i colleghi, diciamo, contrattualizzati c'è una situazione molto pesante perché le redazioni sono ormai più che dimezzate e il lavoro è sempre quello, quindi qualcuno che faceva lavorava 5, oggi devo lavorare 10 o 15. Ecco, tutta questa situazione ha un effetto, un impatto sulla qualità dell'informazione e in fin dei conti sulla democrazia, no? Perché l'informazione è la base della democrazia, è molto negativo e quindi anche per questo, diciamo, il problema dei giornalisti precari e del ricorso massiccio da parte degli editori a giornalisti non assunti, a informazione assunta, addirittura informazione comprata da altri service che non si sa bene neanche con quale criterio lavori, no? È un problema non di categoria, non è una questione solamente sindacale, non è una questione di bottega, è una questione che riguarda tutto il paese perché riguarda tutta l'informazione e quindi la democrazia. Perché spieghiamo ai nostri telespettatori che alcune pagine, molte pagine anche dei giornali locali, ormai vengono costruite nelle sedi centrali delle testate. Non esiste più il giornale completamente realizzato, tranne in alcuni casi Sì, in poche. loco. Sono veramente poche testate. Molte testate vengono realizzate per gran parte da Roma a Milano Sì. e poi vengono realizzate, diciamo, sul sito solamente le pagine locali. Questo è un fenomeno che ha inciso molto anche sulla quantità del lavoro dei colleghi, perché le redazioni sono state ridimensionate, sono state centrate in molti posti di lavoro. Ma in quest'ottica io mi chiedo quanto hanno pesato le nuove tecnologie, l'avvento di internet, la facilità di trasferire grandi quantità di dati? Ma diciamo che ci sia un tasso di disoccupazione tecnologica all'interno dei giornali, come in molti altri settori, è assolutamente innegabile. In alcuni casi le tecnologie non hanno semplificato la vita, anzi l'hanno addirittura quasi complicata. Diciamo, io ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare quando ancora i cellulari non erano diffusi. E la vita, devo dire, era più tranquilla, insomma, Era più cioè, umana, più a esatto, sì, dimensione era più d'uomo. a misura d'uomo. Quindi, ad esempio, ecco, l'avvento dei cellulari, a una prima analisi potrebbe dire che aiuta sì, aiuta, però, diciamo, aiuta l'informazione, non aiuta la vita quieta dei colleghi, ecco, questo sicuramente. Però, insomma, non necessariamente bisogna sposare solo le tecnologie che ci facilitano la vita, l'importante è fare una corretta informazione. Però più che la disoccupazione tecnologica, secondo me, ha pesato una precisa strategia della maggior parte degli editori di questo paese, che diciamo tendono a prevalentemente a tenere
giustamente in alcuni casi un occhio ai bilanci e un po' meno alla qualità dell'informazione. Ora, è giustissimo che un'azienda guardi ai bilanci e sia produttiva, però questo non deve andare a danno della corretta informazione. Invece, diciamo. Bilanci che però non in tutti i casi sono bilanci in negativo, anzi in molti casi ci sono Sì, beh, bilanci io in positivo, generalizzare è un po' insomma. difficile, però insomma ci sono giornali che viaggiano abbastanza bene, però ecco, purtroppo negli ultimi anni questi risultati positivi sono stati ottenuti a suon di tagli al personale e alle spese, non con un incremento delle vendite al momento è una chimera, ma o almeno un mantenimento o un calo, diciamo, controllato delle copie dei giornali. A fronte di cali ai giornali non si lavora per la maggior parte sulla qualità dell'informazione, si lavora tagliando. Un esempio di questo. Nonostante ci siano dei forti, scusi se la interrompo, Prego. ma nonostante ci siano comunque dei contributi all'editoria, perché nel nostro paese l'editoria è comunque Sì, ma aiutata. rientrano nel calderone, Quindi, cioè, insomma. questi contributi nascono proprio anche per sostenere un'editoria di qualità. Sì, insomma, nascono per sostenere l'editoria, poi non penso che ci sia scritto adesso. Adesso No, non mi sì, ricordo bene i questo. testi di legge, ma non credo che ci sia Però scritto di qualità. l'obiettivo, insomma, è favorire la pluralità dell'informazione nel nostro Sì, paese. questo sicuramente, cioè, sostenere un'informazione corretta, insomma, in senso è quello. Ecco, stavo dicendo, il classico esempio della, secondo me, della gestione non lungimirante da parte della maggior parte degli editori di questo paese è stata proprio l'informazione online, cioè questo strumento carico di prospettive, potentissimo, su cui negli altri paesi si gioca gran parte del futuro dell'informazione. Ecco, questo strumento è stato visto in Italia prima come una specie di bolla passeggera, di una cosa che si sarebbe sgonfiata, poi come una necessità, diciamo, costretta, gli editori torto collo, visto che tutti lo facevano, sono stati costretti ad aprire le pagine online. Adesso che questa cosa comincia a funzionare, qualcuno ci sta credendo, ma comunque gli investimenti non arrivano. Cioè, quando si parla delle relazioni di informazioni online, sembra quasi che, diciamo, si debba ritagliare un piccolo spazio per questo settore all'interno di mille altre cose, quando invece giornali importantissimi negli Stati Uniti hanno già annunciato che le edizioni cartacee dureranno ancora qualche anno e poi l'informazione sarà online, punto e basta. Ecco, questo è un settore in cui le possibilità di sviluppo sono pressoché infinite, forse anche la raccolta pubblicitaria potrebbe funzionare, è stato colpevolmente, secondo me, trascurato da parte dell'editoria italiana. Adesso siamo in recupero, però come al solito in questo siamo in ritardo. E comunque sia, anche in questo, diciamo, c'è difficoltà a investire. Cioè, in Italia, nel settore editoriale in Italia, c'è sempre questa grande difficoltà a impegnare delle risorse fiduciosi che l'investimento darà i suoi frutti. Si attende che quasi per opera di qualcuno che non c'è, un investimento prenda vita da solo. In realtà bisogna investirci nelle cose e investirci risorse, non solo Risorse discorsi non solo economiche, o. ma anche risorse umane, risorse Certo, sì, personali di qualità, che insomma, bisogna che pagare diano, che comunque. Sì, bisogna pagare, alla fine esatto. sono risorse economiche, ecco, diciamoci Esatto. la verità. Ecco, questa di internet, ad esempio, secondo me è proprio il classico esempio di come nell'editoria italiana non si tenda a investire, ma si tenda a fare utile solamente tagliando sulle spese quando c'è qualcosa che non va. Tornando a noi, Sì. la situazione del Friuli Venezia Giulia qual è oggi? Si può dare uno spaccato rispetto ad altre regioni? Qual è la Sì, beh, il situazione? sindacato aveva anche in coordinamento con la Federazione Nazionale della Stampa, aveva fatto un'indagine un paio d'anni fa. E diciamo quella in Friuli Venezia Giulia, ricordo regione che per prima in Italia aveva creato un coordinamento che si occupasse solo di giornalisti precari. Insomma, diciamo, il sindacato del Friuli Venezia Giulia è sempre stato molto attento a questo aspetto. Abbiamo fatto appunto uno studio, diciamo, abbastanza approfondito e la situazione è abbastanza simile al quadro nazionale, cioè il rapporto di giornalisti assunti con giornalisti che invece fanno questo mestiere ogni giorno seriamente, con impegno, ma che non hanno un contratto a tempo determinato o indeterminato, è più o meno di 1 a 2, due giornalisti precari con un assunto. E la situazione è resa ancora più difficile perché in Friuli Venezia Giulia in realtà non c'è poi questa gran varietà di testate giornalistiche. I giornali grossi sono tre praticamente, le TV e le radio non hanno grandi dimensioni, non c'è quella, diciamo, possibilità di trovare
un impiego, un lavoro, un'attività come ad esempio ci può essere anche in Lombardia, in Lazio, mi viene in mente, certo. No? Ecco, a Milano, a Roma, ecco, c'è pieno di TV di radio, insomma qualcosa più o meno si trova. La maggior parte dei colleghi che lavorano senza un contratto stabile purtroppo lavorano per una al massimo due datori, quindi questo li rende ancora più ricattabili perché non hanno un'alternativa, quindi devono per forza molte volte sottostare alle condizioni che gli vengono imposte senza possibilità poi di opporsi perché non hanno un contratto, non hanno una regola scritta. Quindi una cosa che viene spesso ribadita dagli editori ai collaboratori è la possibilità di crearsi più collaborazioni, di avere una pluralità di contatti. Certo è che in una giornata le ore di lavoro possono essere tante, ma non infinite. Quindi anche su questo punto di vista, sì, beh, in realtà infatti c'è un blocco perché... Sì, è un po' lisoso, diciamo, un po' lisoso di prima, a parte il fatto esatto che in Friuli Venezia Giulia questa cosa non è neanche tanto facile da realizzare, proprio perché è una regione abbastanza piccola e non ci sono poi tutte queste opportunità. Ritorniamo al discorso di prima, che sì, ci si può trovare in molte collaborazioni, però poi la qualità di quello che ne esce è quella che è. Torniamo agli stati generali, visto che sono i primi sì. stati generali dell'informazione precaria attraverso un social sì. network. Una volta conclusi questi stati generali, che proseguiranno se non sbaglio fino al 10 novembre, fino al 10, per cui sì. ancora qualche giorno, sì. verrà preparato un documento, ci sarà una sintesi da quello che sta sorgendo? Sì, un documento ci sarà sicuramente, poi le iniziative dipenderanno anche da quello che uscirà. Lo scopo era quello di far sentire la voce di tutti i colleghi senza poi... diciamo costringere fisicamente i colleghi a venire in una delle città del Friuli Venezia Giulia e fare un evento molto classico, diciamo, con degli interventi, ecco. Questo per due motivi: primo, appunto, proprio per motivi di spostamento, proprio perché chi lavora come giornalista precario prima di tutto non ha questa grande disponibilità economica spesso, secondo non ha le ore di permesso, non ha i permessi sindacali, quindi non dovrebbe rinunciare a una giornata di lavoro per fare una cosa del genere. Ci sono colleghi che lo fanno, che hanno passione sindacale, ma non si può pretendere da tutti, quindi questa è una ragione, e l'altra appunto per fare un'iniziativa fosse un po' più proiettata verso il futuro. Ecco, sicuramente ci sarà un documento e poi vediamo cosa ne uscirà. Finora diciamo la partecipazione è abbastanza incoraggiante, ci sono stati degli interventi anche originali, qualcuno anche molto critico, ma insomma in fin dei conti li abbiamo organizzati per questo. Più o meno qual è il target del giornalista? Chi sono i giornalisti precari? Oltre a chi sono i giornalisti nella nostra regione, cioè più o meno qual è la figura del giornalista, ma il focus sul giornalista precario, perché bisogna anche fare una differenza tra il giornalista precario perché non riesce a trovare un'assunzione e il giornalista freelance che punta invece a continuare la propria professione, diciamo da libero professionista. Sì, che non sono proprio la maggioranza. Non sono la maggioranza, sicuramente. Solitamente, diciamo, avere un... Però esistono. Sì, nella nostra professione, anche perché la nostra professione, diciamo, poi si può fare, ma per natura, per come è strutturata l'editoria italiana, rimane una professione che tende al lavoro dipendente, no? Le strutture dell'editoria sono molto costose, l'organizzazione delle redazioni aiuta moltissimo, fare i giornalisti da soli, lo sanno i colleghi che lo fanno molto spesso ogni giorno, è una cosa faticosa, a volte frustrante, a volte anche diciamo ci si sente un po' soli nello stare, diciamo, senza un contatto con i colleghi. In molti casi si tratta di colleghi che si allontanano dal giornalismo tradizionale e si avvicinano più, sì, diciamo, alle pubbliche relazioni. Sì, ecco, molti fanno appunto gli addetti stampa. Ecco, un altro luogo comune è che i giornalisti freelance precari siano giovani. Non, purtroppo non è più così, cioè erano giovani quando è iniziata questa cosa, come dicevamo prima, all'inizio degli anni 90, ma adesso ci sono giornalisti chiamiamoli freelance, qualcuno li chiama appunto precari, qualcun altro collaboratori, insomma ognuno può scegliere il termine che vuole, ma la sostanza non cambia molto, che hanno anche 50 anni, insomma, ecco, e che hanno passato molto spesso gli ultimi 20 anni in attesa di un'assunzione che ormai credo che non è mai arrivata, che forse non arriverà più, mai. Probabilmente, cioè quel numero di giornalismi, il vero problema è che tutta questa grande massa di giornalisti con contratti atipici
non troverà posto nelle redazioni, perché le redazioni tendono a calare di numero, non ad aumentare in questo. Quindi, diciamo, ciò che secondo me alla lunga bisognerà pensare, a cui bisognerà pensare, è proprio una grande idea di riforma proprio di tutto il settore, che sta cambiando in maniera totalmente incontrollata. Questa è la cosa grave, cioè questo grande processo non è, al momento non è assolutamente governato, è lasciato alla qualcuno direbbe al mercato, insomma io avrei un'idea un po' più selvaggia della cosa, è lasciata proprio agli spiriti selvaggi, come diceva qualcuno, dell'editoria e del mercato, ma qui si parla, diciamo, quando si parla di mercato si evoca assolutamente un concetto più alto di questo, insomma si tende veramente alle paghe a ribasso, alle condizioni pesantissime, allo sfruttamento. Anche alla guerra tra poveri, siamo esatto, onesti, sì, anche alla guerra tra poveri, perché poi questo sistema tende a mettere anche collega contro collega, si creano delle situazioni molto spiacevoli. Anche perché poi quando si parla di paghe veramente molto contenute, insomma. Sì, ecco, la cosa che io però tengo a sottolineare appunto è che purtroppo tutto questo avviene perché più delle volte questa professione viene fatta per passione, quindi si sfrutta, diciamo, la passione e la voglia di proseguire un lavoro nonostante delle condizioni durissime. Ecco. Però insomma questi stati generali dimostrano che c'è comunque una certa aggregazione. Sì, dimostrano che c'è una certa aggregazione e dimostrano anche che però appunto ci sono molte difficoltà nel aggregare, nel far sentire tutta questa massa di colleghi una categoria. Purtroppo la divisione che per anni è stata un po' imposta, un po' diciamo è avvenuta quasi spontaneamente tra assunti e non assunti, adesso sta purtroppo dimostrando tutti i suoi limiti. Non è molto, diciamo, lo sforzo più grande che il sindacato deve fare in questo momento, a mio parere, è proprio far passare il messaggio che la lotta sul precariato giornalistico è nell'interesse di tutta la categoria e in generale della qualità dell'informazione e della democrazia nel Quindi paese. Quindi della collettività. Certo. Ci avviamo verso la conclusione. Da questi stati generali emerge un dato, sono più i delusi, sono più gli arrabbiati o sono più i propositivi? Ma i propositivi ci sono, emerge secondo me un grande bisogno di qualche certezza, questa assoluta giungla di regole non applicate, di tariffe a ribasso, ha generato un assoluto bisogno di qualche punto fermo a cui perché attaccarsi. Perché ribadiamo che non è solo il settore privato spesso a non applicare le regole, a volte anche il pubblico. C'è una legge, la famosa 150, che sì, è sì. Inapplicata. Purtroppo sì, questo è un fatto. Diciamo, tra le persone che, diciamo, vengono pagate poco e vengono assunte, vengono fatte lavorare con contratti di PC, ci sono anche molti addetti stampa di enti pubblici, questo è assolutamente vero, sì, questo è vero. E è un campo anche quello dove purtroppo bisognerà prima o poi mettere le mani, ecco, perché lo dico. E dovrà farlo. Sì, no, perché è una cosa doppiamente importante, diciamo, perché chi si occupa di informazione all'interno di un ente pubblico ha il dovere di informare i cittadini su cosa l'ente pubblico sta realizzando con i loro soldi, con le loro tasse, con i loro voti. E quindi lì la professionalità è, diciamo, lo prevede anche doppiamente la legge. Utile, ecco, certo, lo prevede, c'è una legge che lo prevede. Quindi ecco, anche questo, diciamo, è un aspetto troppo spesso, secondo me, sottovalutato. Bene, siamo in chiusura di puntata di questa seconda parte di Piazza Grande. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Alessandro Martagani, segretario della Sostampa del Friuli Venezia Giulia, e grazie mille e alla prossima puntata.